Quindi oggi parleremo invece dell'analisi della tensione. Bene. Introdurremo per prima cosa il concetto di tensione e scriveremo le equazioni di equilibrio che governano appunto il nostro corpo. Consideriamo come al solito il nostro oggetto omega, il corpo omega, va bene? E per prima cosa dobbiamo stabilire quali sono i tipi di forze che noi andiamo a introdurre, a considerare sul corpo omega. Bene? Considereremo due tipi di forze. Bene? Considereremo quelle che chiamiamo forze di volume, B, e forze di massa, P. Scusatemi, forze di volume o di massa e forze di superficie. Va bene. In realtà le B non sono propriamente delle forze, ma sono delle forze per unità di volume. Quindi sono delle forze divise per un volume infinitesimo, in maniera tale che se vogliamo la forza elementare, come dire, bene, che è applicata in un certo volumetto dV, questa forza vale V è un vettore naturalmente a tre componenti. Nel sistema di riferimento x1, x2, x3 le componenti le chiameremo come al solito b1, b2, b3, va bene? Analogamente anche le P non sono direttamente delle forze, ma sono forze per unità di superficie. Quindi ancora una volta, se noi vogliamo la forza corrispondente a una distribuzione P, dobbiamo prendere questo valore della P e moltiplicarlo per un'area elementare. In questo modo noi otterremo una forza, diciamo così, elementare, che sarà data da P dA. dA sarà l'area elementare. Bene. Le forze di volume saranno delle forze che agiscono in omega. Sono definite in omega. Lo mettiamo qui. Quindi in omega noi abbiamo delle forze di volume. Sulla frontiera di omega, sulla frontiera di omega, noi definiamo, cioè sulla superficie, ovviamente è una superficie, noi andiamo a applicare queste forze di superficie P. Ok? Quindi le forze P agiscono su d omega. D omega è la frontiera di omega. Bene? Qui avremo, se queste sono le B, queste saranno le P. Ovviamente questa è la frontiera di omega. Un requisito fondamentale, ovviamente, nell'applicare delle forze B e delle forze P è che queste siano in equilibrio. Noi siamo in un mondo statico, quindi noi dobbiamo assicurarci che ci sia l'equilibrio. E quindi la prima cosa che dobbiamo scrivere è l'equazione di equilibrio, le equazioni cardinali della statica, come le abbiamo sempre chiamate, che tengano conto della presenza delle forze di volume B e delle forze di superficie P. Le equazioni cardinali della statica saranno le equazioni di equilibrio alla traslazione e alla rotazione. Allora, equilibrio alla traslazione. Allora, per l'equilibrio della traslazione dobbiamo prendere, come dire, la somma di tutte queste forze elementari più la somma di tutte queste forze elementari, e naturalmente le somme devono essere zero. Ovviamente, questo io ho detto la somma, ma ovviamente capite che sono degli integrali, perché vanno fatti con continuità su tutto il corpo, d'accordo? Quindi la prima equazione è che l'integrale su omega di B dV, l'integrale di tutte queste forze P elementari, va bene, più
l'integrale su d omega, cioè sulla frontiera del corpo, di tutte le t de v, t de a, deve essere uguale a 0. E guardate, 0 è uno 0 vettore. Queste sono tre equazioni, ovviamente, prese come al solito il sistema di riferimento x1, x2, x3. Abbiamo l'equazione di equilibrio della traslazione lungo x1, lungo x2, lungo x3. Sono tre equazioni. Va bene? Scritta l'equazione di equilibrio della traslazione, dovremo assicurarci anche l'equilibrio alla rotazione. Bene. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo considerare la forzettina elementare, che è questa, la generica forzettina elementare. Poi dobbiamo prendere un polo, intorno al quale scrivere l'equilibrio della rotazione. Mettiamo che il polo sia per esempio questo, e individuare il generico punto, il cui intorno è il dv, va bene? E questo punto è individuato dal vettore x. Questa sarà la forzettina elementare b del b, bene, è come al solito l'intorno di un certo punto, il db, d'accordo? E dobbiamo calcolare il momento di questa forzettina, di questa forza elementare applicata in un punto che è individuato dal vettore posizione x. Bene, come si fa? Si fa la forza per il braccio, diciamo, sostanzialmente questo, no? E questa operazione si fa direttamente in questo modo, cioè si scrive il prodotto vettoriale tra x, il vettore posizione, e la forza elementare b di t. D'accordo? Questa quantità ci darà il valore del momento elementare che questa forza elementare farà nascere rispetto a questo polo O. D'accordo? Ovviamente se voglio tenere conto di tutte le forze elementari che stanno in tutto il mio corpo, devo fare l'integrale. D'accordo? La cosa è perfettamente analoga per quanto riguarda le forze di superficie. Io avrò la mia forza di superficie P de A, la forza elementare P de A, il momento rispetto al polo O di questa forza di superficie P de A si calcola come x vettore P de A, d'accordo? Questo è il momento elementare della forza P de A. Poi devo estenderlo a tutto il contorno, a tutta la frontiera del mio corpo O, quindi faccio l'integrale su d omega, e ovviamente tutta questa cosa, questi due termini vanno fra di loro sommati. Momento di tutte le forze di volume più il momento di tutte le forze di superficie. E anche in questo caso, queste sono le equazioni di nuovo cardinali della statica, equilibrio della rotazione, ci dicono che tutto questo deve essere uguale a zero vettore. Bene. E questi, appunto, anche questo è un vettore, sono tre equazioni, sono le equazioni di equilibrio della rotazione intorno all'asse 1, intorno all'asse 2, intorno all'asse 3. Va bene? Tre equazioni. Quindi abbiamo scritto sei equazioni. Va bene, allora i carichi, come dire, B e P sono accettabili se soddisfano questa condizione preliminare. Se non soddisfano queste condizioni preliminari, ovviamente il corpo non sarà in equilibrio statico. D'accordo? Bene, adesso immaginiamo di fare un'operazione. Cioè prendiamo questo oggetto, sempre lo stesso, questo corpo omega. Bene. E consideriamo un piano. Bene. Questo piano pi greco lo scegliamo in maniera tale da tagliare in due parti separate l'oggetto omega. Per esempio così. Questo è il piano pi greco. Bene. Il piano pi greco lo possiamo individuare tramite la sua normale m. Ok? Lo vedete? Tramite la normale m. Ovviamente nell'intersezione tra omega e il piano pi greco noi troveremo la sezione di questo corpo sostanzialmente. Adesso provo a farmi un disegno, ma insomma magari sarà una cosa fatta così. Bene.
Questa è l'intersezione tra pi greco e omega. Va bene? Ok. A questo punto posso pensare questa cosa, cioè posso pensare di considerare tutto il corpo omega diviso in queste due parti. Io naturalmente so che se il mio corpo è in equilibrio, ogni sua parte deve essere in equilibrio. Questa è una delle prime cose che si conosce dalla statica, uno dei primi teoremi della statica, no? Se un oggetto è in equilibrio, ogni sua parte la possiamo estrarre e deve essere anche quella in equilibrio. Allora, questa cosa mi fa dire allora che se io ho preso questo piano pi greco e ho tagliato omega in due parti, ognuna delle due parti deve essere in equilibrio. Allora, chiamiamo, che ne so, la parte di sopra omega 1, la parte di sotto omega 2, no? E dovrei verificare che siamo ancora in una condizione di equilibrio, va bene? E come lo faccio a verificare? E dovrei scrivere queste equazioni due volte, una volta considerando omega 1 e la frontiera che corrisponde solo alla parte omega 1, e un'altra volta considerando omega 2 e la frontiera che corrisponde, la parte di frontiera di omega che corrisponde a omega 2. Tanto per intenderci, adesso ovviamente non riuscirò a fare il disegno uguale, ma immaginiamo che questa parte sia l'omega 1 e questa è la frontiera, questa parte qua è la frontiera di omega 1 e questo sarà, lo separate le due parti, vedete, omega 2 e questa sarà la frontiera di omega 2. Va bene? Allora, ovviamente che cosa possiamo aspettarci? Che nello scrivere queste equazioni, cioè integrale su omega 1 b del p più integrale su d omega 1 di p de a, e purtroppo non è detto che questo ci venga pari a zero, non è assolutamente detto. Oppure non è detto che l'integrale su omega 1 di x vettor p del b, b del b, più l'integrale su d omega 1 di x vettor p de a ci venga uguale a zero. Va bene? Vi faccio un esempietto banale, va bene? Faccio un esempietto banale per capire quello di cui sto parlando. Immaginiamo di prendere la trave, va bene? Che è un corpo veramente molto molto particolare perché è un oggetto monodimensionale. Qui abbiamo applicato una forza pi grande, bene? Qui abbiamo applicato delle forze distribuite. Normalmente noi le chiamiamo sempre F quando le scriviamo le forze distribuite lungo l'asse, ma per mantenere la stessa notazione che abbiamo qui le chiamo B, B grande, va bene? D'accordo? Sì. E ovviamente se la trave è lunga mettiamo L, qui per assicurarci l'equilibrio dovremmo avere una forza che è contraria alla P più la B per L, ok? Va bene? Allora, questo sarebbe il nostro sistema omega, soggetto a forze di volume, B grande, in questo caso, l'abbiamo chiamato, e a forze di superficie, P. Va bene? Ci siamo? Qual è l'operazione che ho fatto in questo caso? E l'operazione che ho fatto in questo caso è detto, prendiamo un piano che divida questo oggetto in due parti e quindi ho questo tratto qua di trave che è soggetta ancora una volta a queste B grandi, poi ho questa forza P più B per L e dall'altra parte ho l'altro tratto di trave che è questo, dove qua ho una P grande e qui una B. Bene, diciamo che
questa distanza qui e D, che è la distanza che io ho considerato per fare questo taglio della, di questo oggetto, di questa trave, ovviamente questa sarà lunga D, questa sarà lunga L-D. Va bene? Se scriviamo l'equazione di equilibrio adesso, così come stanno le cose, ovviamente non mi trovo l'equilibrio, banalmente non mi trovo l'equilibrio. Perché? Perché se scrivo l'equazione di equilibrio avrò in questo tratto traslazione B per D, che è, diciamo, la risultante di tutti questi discarico distribuito, meno D meno B per L, ovviamente ci verrà diverso da zero. E anche dall'altra parte, se noi scriviamo l'equilibrio della traslazione qua, avremo B che moltiplica L meno D più P, anche questo ci verrà diverso da zero. Ma questo perché? Noi già lo sappiamo il perché, no? Perché voglio dire, abbiamo studiato statica, già sappiamo il perché, perché noi sappiamo che in questo caso nasceva un'interazione tra le due parti. Questa interazione tra le due parti, cioè nascevano delle forze ulteriori che si scambiavano la parte 1 con la parte 2. E queste forze ulteriori erano quelle che noi abbiamo chiamato sforzo normale. Lo ricordate? Sforzo normale. E se noi andiamo ad aggiungere all'equazione di equilibrio del primo tratto questo sforzo normale e all'equazione di equilibrio del secondo tratto questo sforzo normale, possiamo ovviamente ricomporre l'equilibrio del sistema. Ci troviamo. Cioè, se noi ovviamente andiamo ad aggiungere al primo tratto qua n più, cioè questo termine in più, bene, e al secondo tratto meno n, questo termine qua, naturalmente c'è la possibilità di assicurare l'equilibrio. Va bene? Quindi noi sappiamo che l'equilibrio della singola parte è assicurato dal fatto che nasce un'interazione tra le parti. Questa interazione, nel caso della trave, l'abbiamo chiamata, per esempio, sforzo normale. D'accordo? Bene, allora capiamo che in realtà quando noi andiamo nel corpo tridimensionale, scriviamo queste equazioni e queste equazioni non sono soddisfatte, poiché ogni parte dovrà comunque essere in equilibrio, vuol dire che tra le due parti, come in questo caso, deve nascere un'interazione. Cioè devono nascere qui delle ulteriori forze di interazione tra la parte 1 e la parte 2 che devono assicurare nuovamente l'equilibrio. Va bene, allora abbiamo capito che nascono queste forze di interazioni tra una parte e l'altra. D'accordo? Andiamo avanti. E cancello l'oggetto qui della trave e questa equazione di equilibrio. L'oggetto della trave spero che abbia fatto capire facilmente il significato di queste forze di interazione. E adesso facciamo così. Consideriamo questa area che è l'intersezione tra il piano pi greco e il corpo omega. Bene? Su questa area, che appunto è questa, ops, l'ho disegnata un po' male dal disegno, questa è più o meno fatta così, diciamo. Va bene? Su questa area che è l'intersezione tra il corpo omega e il piano pi greco, scelgo un punto. Bene? E scelgo un intorno del punto, ok? Questo intorno del punto, come al solito, lo andrò a chiamare
delta A è un intorno naturalmente su un piano, su una sezione particolare, e quindi è un'area, va bene? Un'area elementare, delta A, va bene? So che su questa superficie devono agire queste forze di interazione, quindi vuol dire che su quest'area deve agire una forza di interazione, d'accordo? Quindi immagino che su quest'area agisca una forza di interazione che io chiamo delta F, va bene? È una forza. E faccio così, non mi limito. Penso anche che su quest'area possa agire una coppia di interazione. Bene, una coppia di interazione tra il corpo di sotto e il corpo di sopra, cioè la parte di sopra e la parte di sotto dello stesso corpo, ovviamente. E questa coppia la chiamo delta M. Va bene? La prima cosa che faccio è, invece di lavorare come al solito con la forza, con il valore della coppia, mi calcolo le quantità, le stesse quantità, ma distribuite nell'area. Quindi faccio il rapporto tra questo valore e la delta A. Va bene? Va bene? Mi calcolo questi due rapporti, cioè questa forza che agisce su quest'area rapportata sulla dimensione dell'area, questa coppia che agisce su quest'area rapportata con la dimensione dell'area. Va bene? Adesso naturalmente quest'area è in qualche modo un intorno del punto, di un certo punto, quindi faccio in maniera da far tendere l'area a zero, prendo l'area sempre più piccola, sempre piccola, fino ad arrivare a un valore puntuale di questa distribuzione. E in altri termini faccio il limite per delta A che tende a zero, e naturalmente di tutte e due queste quantità che ho introdotto. Bene. Bene, la teoria che scegliamo noi, che nella quale noi ci vogliamo in qualche modo appoggiare, è una teoria che fa questa specifica scelta, e cioè dice che questo limite è un limite finito, bene, ed è un valore che chiamiamo t, è un valore vettoriale naturalmente, è un vettore, e questo t è quello che per noi è la tensione. Quindi finalmente abbiamo l'idea, il concetto di tensione. Che cos'è la tensione? Bene. Bene. Anche questo limite è finito, ma nella teoria che stiamo studiando noi, questo limite è finito e vale sempre comunque 0. Quindi ci sono forze, tensioni che sono delle forze per unità ovviamente di superficie distribuite su questo piano, lo vedete? Ma le coppie distribuite sono comunque sempre 0. Non ci sono coppie nell'interno del nostro oggetto, nel nostro solido. Va bene? Questo è un modello, come al solito di Cauchy, come abbiamo fatto là nell'ambito della teoria dell'analisi della deformazione, il modello di Cauchy. Questo è il modello di Cauchy per l'analisi della tensione. Siamo nel modello di Cauchy. Allora, la prima cosa che possiamo capire immediatamente è questa, che naturalmente questo valore della tensione dipende dal punto nel quale noi stiamo facendo questa operazione. Cioè, se calcolo questo limite, in questo punto mi verrà un certo valore della tensione, se lo calcolo in un altro punto, uno ha un valore differente, e così via. Quindi sicuramente questa quantità T è una quantità che dipende dal punto X. X, ricordiamoci, è il vettore che individua il punto nell'ambito del nostro corpo omega.
al variare di x il valore della tensione può cambiare. Va bene? Non solo, ma immaginiamo adesso di stare sempre nello stesso punto. Va bene? Però immaginiamo di prendere un piano pi greco differente da quello che abbiamo scelto prima e quindi di tagliare il nostro corpo omega, va bene, con un piano pi greco che ha un'inclinazione diversa, va bene, e che passi ancora per lo stesso punto, va bene, e la tensione che ne verrà fuori naturalmente potrà essere differente, non è detto assolutamente che sia la stessa. Quindi questa tensione non solo dipende da x, ma dipende dalla scelta di pi greco. E naturalmente pi greco lo andiamo a individuare tramite la sua normale, tramite n. È il modo più semplice. Quindi la t dipende da x e da n. Allora, il primo risultato che ve lo voglio dimostrare, si può, naturalmente è una dimostrazione sufficientemente semplice, la trovate anche negli appunti, ma si può intuire il primo risultato, è quello che si chiama il teorema di reciprocità, e cioè facciamo uno schema molto semplice, immaginiamo che questa è la parte che abbiamo chiamato omega 1, questa è la parte omega 2. Ovviamente io l'ho separato in maniera nettissima perché ci voglio andare a disegnare dentro, ma ovviamente sono perfettamente congiunti, d'accordo? Allora, la parte omega 1, va bene, se vado in un certo punto avrà una sua normale n, lo vedete? E su questa normale, sulla base di questa normale, in quel punto posso calcolare la corrispondente tensione, bene, che è un vettore naturalmente, t. Va bene? Andiamo adesso nella parte omega 2, bene? E prendiamo lo stesso punto, ovviamente ricordatevi la superficie è unica, non è che sono due. Prendiamo lo stesso punto P. Va bene? La normale adesso a questa superficie è l'opposta di quella di prima. La chiamo M per dire è diversa dalla N e in particolare è l'opposta di N. Bene. E noi ovviamente ci dobbiamo andare a calcolare in questo punto anche la tensione. Questa è una T corrispondente ad N, diciamo così, così si capisce bene. Bene. Adesso ci dobbiamo calcolare la T corrispondente ad M, cioè a quest'altra direzione che è la meno n, va bene? Allora, guardate, qui siamo esattamente nello stesso punto e stiamo guardando da facce diverse la stessa cosa e per una, diciamo, per un principio di azione e reazione questa qui deve essere esattamente uguale o opposta a questa. Non è uguale o opposta a questo, perché si scambiano, sono le forze che si stanno scambiando le due parti e nello stesso punto si stanno scambiando delle forze uguali o opposte. Quindi questa significa dire questa cosa, significa dire che T di M è l'opposto di T di N. Va bene? È l'opposto, va bene? E allora se ci ricordiamo che M altro non è che meno N,
possiamo scrivere così, che T associato a meno n, facciamo così, facciamo un passaggio in più, Tm sarebbe il T associato a meno n, va bene? Deve essere uguale a meno Tm, che sarebbe T associato ad n. Ci siete nel passaggio? Tm sarebbe la T associata me meno n. Eccolo qui. Deve essere uguale a meno Tn, meno Tn. Ma Tn sarebbe la T associata ad n. Quindi in definitiva possiamo guardare questa uguaglianza qua, cioè T di meno n è uguale a meno T di n. Teorema di reciprocità. Sto solo dicendo che queste due tensioni sono appunto uguali e opposte. Va bene? Ok, detto questo, cancelliamo un po' la lavagna. Siamo nel nostro corpo omega. Nel nostro corpo omega prendiamo un punto P. Bene. Scegliamo un sistema di riferimento, x1, x2, x3, va bene? Definito attraverso, come abbiamo fatto sempre, tre versori, k1, k2, k3. Ok? Questo è il versore K1, bene. Questa è la direzione, non è il versore, questa è la direzione del versore di K1, quest'altra è la direzione del versore di K2, quest'altra è la direzione del versore di K3. Bene. Costruiamoci un intorno di questo punto P in maniera molto molto particolare, eh? E questo intorno lo costruiamo realizzando questo solido. È un tetraedro. È un tetraedro che ha un vertice esattamente in P. Bene. Il tetraedro è un solido con quattro lati, va bene? E ogni faccia è un triangolo. Vediamo, cerchiamo di capire nel disegnino che cosa sto facendo. Vedete, su questo piano qui, benvenuto proprio esattamente, su questo piano qua, 2, 3, ho questo triangolo qui, che è una faccia del tetraedro, quello che sta dietro, come dire. Su 1, 3, ho quest'altro triangolo qui, che è un'altra faccia del tetraedro, e sta anche questo dietro. E poi sull'1, 2 ho questa faccia qui del tetraedro, bene? Che sta sotto, d'accordo? E poi ho quest'altra faccia qui, che è quella che ho davanti, ok? Questa faccia che sta davanti ha una sua normale che io chiamo n, come al solito, va bene? Bene, prima di continuare, diciamo, che cosa vogliamo fare adesso? Ecco, quello che vogliamo fare è scoprire come la tensione dipende dalla n. Cioè abbiamo detto che la T dipende da n.
e funzione di m. Com'è questa dipendenza? Com'è fatta questa dipendenza? Questo è quello che vogliamo andare a scoprire. Questa dipendenza ci è dimostrata dal teorema del tetraedro. Lo scrivo qui. Sempre di Cauchy, ovviamente. Allora, e infatti ci siamo costruiti questo tetraedro, va bene? Su questo tetraedro abbiamo distinto queste tre facce, cioè quella sul piano 2-3, lo vedete? Quella sul piano 1-3, quella sul piano 1-2, va bene? Allora, nel piano, diciamo così, 1-2, piano 2-3, piano 3-1, va bene? L'area interessata qual è? Allora, nel piano 1-2, l'area interessata è questa qui, va bene? L'area interessata è, la chiamo 1-2, la chiamo 3, perché sta sul piano di normale 3, ok? Quindi questa qua la chiamo A con 3, è l'area 3, va bene? Sul piano 2-3 è il piano di normale 1, ci sarà quest'area e la chiamo A con 1. E poi infine c'ho quest'area qui, che è quella che sta sul piano 3-1, e sarà la A con 2 a questo punto. Naturalmente c'ho anche il piano quello davanti, di normale n, quindi nel piano, diciamo, che ho davanti, c'ho l'area che io chiamo A con n, se voglio. Qual è la normale al mio tetraedro sul piano 1-2? Qual è la normale? La normale naturalmente è la normale uscente al nostro tetraedro, quindi la normale al tetraedro sul piano 1-2 è la meno K3, questa è la normale. Bene, la normale sul piano 2-3, va bene? La normale al tetraedro, la normale uscente al tetraedro è la meno K1. La normale uscente al tetraedro sul piano 3-1 è la meno K2. La normale uscente all'area con n è n. Facile. Qual è la tensione che agisce sul piano 1-2? Sarebbe la tensione associata alla normale meno K3. Ok? Abbiamo la tensione T associata alla normale meno K3. Dico bene? Per il teorema di reciprocità, la T di meno K3 è uguale alla meno T di K3. Bene, la T di K3, per semplificare la notazione, la chiamiamo T3. Bene. Ci siamo? A questo punto le altre ovviamente vanno in maniera, voglio dire, assolutamente analoga. Sull'area A con 1 avremo la T di meno K1 che è uguale a meno T di K1 che è uguale a meno T1
ci siamo? Sulla area A con 2 avremo una T di meno K2 che è uguale a meno T di K2 e sarà uguale a meno T2. Ed infine sull'area A con N avremo Tn che sarà Tn. Allora, a questo punto possiamo fare così, possiamo scrivere l'equilibrio di questo nostro piccolo oggetto, di questo nostro tetraedro. Bene. Lo scrivo qui. Bene, teniamo conto di tutte le forze che agiscono su questo tetraedro. Sulla faccia A con 1 ci sarà la tensione che abbiamo chiamato meno T con 1. Va bene? Ci siamo? Quindi io devo fare l'integrale su A con 1 della meno T con 1 in dA. Ricordatevi che le T sono delle tensioni, cioè sono delle forze per unità di superficie. Per avere la forza elementare devo sempre moltiplicare per l'area, cioè l'area elementare. T dA mi dà la forza elementare. Sulla faccia, sulla faccia A con 2 avrò che agirà la tensione meno T con 2. Quindi qua faccio meno integrale su A con 2 di T con 2 dA. E poi avrò meno integrale A con 3 T con 3 dA. Bene. E ovviamente non ho finito, perché in realtà io mi ricordo che ho messo nel corpo omega delle forze di volume B. Quindi queste forze di volume B saranno anche nel tetraedro. E quindi devo fare l'integrale più... Scusate, ovviamente prima di metterci le forze di volume devo ancora considerare T con N, che me la sono un attimo dimenticata. Ma quindi devo mettere più l'integrale su A con N di T con N e poi in dA e poi finalmente le forze di volume che vi dicevo prima. Va bene? E le forze di volume sono l'integrale sul nostro volumetto, io adesso lo chiamo V, delta V se vogliamo, va bene? Delta V, che è il volumetto del tetraedro, di queste forze di volume V delta. Ok? E naturalmente tutto questo deve essere uguale a zero. Allora, dato che io ci faccio un passaggio, l'uguale a zero lo metto qui. Va bene? Perché? Perché a questo punto faccio questa operazione. Dico, invoco il teorema della media. Cioè vado nell'area A con 1 e mi calcolo la T1 media. La T1 media su tutta l'area. Va bene? In maniera tale che questo integrale lo posso scrivere come meno T1 medio per A con 1. E la stessa cosa per il termine T2, meno T2 medio per A con 2, meno T3 medio per A con 3, più Tn medio per A con n. Più B medio per delta B. Il teorema della media. E vabbè, ho ottenuto questo risultato. Va bene? Adesso che faccio? Divido tutti i termini per quest'area A con N.
va bene? E naturalmente dividendo tutto per la con n, la somma di tutti questi termini, sempre 0 deve essere. E quindi scrivo così, 0 è uguale a meno t1 medio a con 1 su a con n, meno t2 medio a con 2 su a con n, meno t con 3 medio a con 3 su a con n, più t con n medio più b medio delta b su a con n. Allora, guardate, è facile verificare questo, che se questo versore n è un versore, quindi è caratterizzato dal fatto che la norma sia unitaria, naturalmente, ha componenti nel nostro sistema di riferimento n1, n2, n3, questi rapporti a con 1 su a con n, a con 2 su a con n, a con 3 su a con n, non sono altro che le componenti di questo versore. Perché a con 1 non è altro che la proiezione di a con n lungo la direzione 1. A con 1 chi è? A con 1 l'abbiamo detto prima, e quest'area, scusate, a con 1 era sull'1, 2, sì. A con 1, scusate, è sul 2, 3, e quest'area qui. Eccola qua, questa è la con n. Ed è la proiezione di questa a con n su questo piano. Bene, è questa proiezione. Per cui voglio dire, quello che potete immediatamente scrivere è questo, che questa cosa è esattamente uguale a meno t con 1 medio n1 meno t con 2 medio n2 meno t con 3 medio n3 più t con n medio meno più ancora, scusatemi, b medio delta b su a con n. Questo è quello che sta succedendo ovviamente nel punto P, nell'intorno del punto P, va bene? Adesso facciamo il limite per a con n che tende a 0 di tutta questa espressione qui, va bene? Riscrivendo, ma insomma sarebbe anche un po' superfluo, però diciamo il limite di tutta questa espressione, ecco qua, l'ho riscritto, è più a dire che a fare, tutti il limite per a con n che tende a 0, va bene? Allora immaginate adesso, ovviamente quando faccio tendere a 0 la con n, che significa? Faccio tendere a 0 la con n significa che sto schiacciando questo piano verso questo punto. D'accordo? Piano piano mi avvicino sempre di più. Ok? Naturalmente i valori che noi abbiamo detto medi su queste singole superfici diventano dei valori puntuali. Se qua avevamo un valore medio della t con 1 su una certa superficie, tendendo la superficie a 0, quello diventa il valore puntuale. Quindi la prima cosa che possiamo dire è questa, che questo è uguale a meno t1 n1, valore puntuale, non più medio, nel limite, meno t con 2 n2 e meno t con 3 n3.
e naturalmente se A con n sta tendendo a 0, anche il valore medio di T con n tende a T con n, va bene, ha un valore puntuale, più T con n. Adesso dobbiamo capire che cosa succede a questo termine, quando A con n tende a 0. Quando A con n tende a 0, ve lo immaginate? Anche il volume sta tendendo a 0. E il volume è dato dall'area per l'altezza di questo tetraedro, vedete? Diviso 3. Questa è l'area del volume. Ma quando A con n tende a 0, sta tendendo anche l'altezza a 0, contemporaneamente. Il che significa che il volume sta tendendo a 0 più rapidamente con il, come dire, con al cubo rispetto all'area che sta tendendo a 0 al quadrato. È chiaro? Quindi sta tendendo a 0 più rapidamente dell'area stessa. Quindi nel limite che A con n tende a 0, questo termine tende a 0 e quindi scompare dall'equazione. Bene? E alla fine abbiamo trovato questa equazione. Cioè, rileggiamola così, guardate. Mettiamo T con n dall'altra parte e possiamo scrivere che alla fine T con n è uguale a con 1 n1 più t con 2 n2 più t con 3 n2. E cioè questa espressione vi dice che se voi volete conoscere la tensione associata a una direzione n qualsiasi, basta che conoscete i valori delle tensioni sui tre piani coordinati, i normali 1, 2 e 3. Prendete queste tre tensioni, T con 1, T con 2 e T con 3, che sono le tensioni che si hanno sui tre piani coordinati, ne fate questa combinazione lineare con le componenti del versore n e ottenete la tensione in una direzione qualsiasi n. Questa è la dipendenza di T da n. Come abbiamo detto, no, come dipende T da n? Ecco come dipende. Va bene? In realtà questa espressione si può scrivere anche in un altro modo, che è quello che in realtà poi utilizzeremo sempre, e cioè scriviamo le componenti, così diventa più chiaro proprio nel calcolo che cosa bisogna fare. Allora io ho T con n, questo vettore T con n, che è un vettore con tre componenti, come al solito, uno spazio 3D. Quindi la T con n sarà un vettore fatto così, T con n componente 1, T con n componente 2, T con n componente 3. Sarà uguale a, va bene? A T1, T1 componente 1, lo scrivete ancora, T1 componente 1, T1 componente 2, T3, T1 componente 3, ok? Queste componenti che io potrei chiamarle T1 componente 1, in realtà gli diamo un altro nome, per comodità, la comodità la capiremo dopo, E in particolare facciamo così, la prima componente del vettore T1 la chiamiamo sigma 1 1. La seconda componente del vettore T1 la chiamiamo sigma 2 1. E la terza sigma 3 1. Questo è il vettore T1, questo era il vettore Tn. Questo è il vettore T1. Va bene? Sono le tre componenti. Guardate come sono scritte queste componenti. Il primo indice dice qual è la componente. Il secondo è quello che ci dice
qual è la normale rispetto a quale stiamo calcolando la componente. Questa era la tensione T1, cioè la tensione associata alla normale K1, va bene? Eccolo qui l'1, che vi fa ricordare che la tensione associata alla normale 1. E questi 1, 2, 3 sono invece le tre componenti del vettore. Questo era moltiplicato per N1, eh? T1 per N1. Poi devo fare le componenti di T2 per N2, le componenti di T3 per N3. Ok, più o meno ho capito la logica con la quale abbiamo dato questi nomi alle componenti della T1. Possiamo capire anche come si chiameranno le componenti di T2. Bene. E quindi si chiameranno sigma 1, sigma 1, 2, sigma 2, 2, sigma 2, 3, 2. Sono le componenti 1, 2, 3 della tensione T2 associata al piano di normale 2. Va bene? Ed infine possiamo scrivere il terzo vettore, e questo sarà sigma 1, 3, sigma 2, 3, sigma 3, 3, N3. Allora, questa espressione, guardate, si può molto facilmente anche denizzare in un altro modo. E cioè si può fare così. Introduciamo una matrice 3x3 che va a moltiplicare il vettore di componenti N1, N2, N3. Bene. Per ottenere la prima componente, che dovevo fare? Dovevo fare sigma con 1, 1, N1 più sigma 1, 2 per N2 più sigma 1, 3 per N3. Allora, pensando a un'operazione matrice vettore, riga, colonna, posso organizzare qua sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3. E facendo riga, colonna, ovviamente riottengo esattamente la stessa espressione. E dopodiché vado sulla seconda componente, T2n, e questa è data da sigma 2,1n1 più sigma 2,2n2 più sigma 2,3n3, riga, colonna. Ed infine, sigma 3,1, sigma 3,2, sigma 3,3. E guardate questa matrice che abbiamo adesso introdotto, non è altro che ottenuta attraverso questi vettori messi come, colonne di questa matrice. Bene. Questa matrice io l'ho introdotta come una matrice, in realtà è un tensore, normalmente noi la chiamiamo sigma, questo è il vettore n. E quindi alla fine di tutta questa espressione, di tutta questa, come dire, storia, possiamo dire che la tensione T con N altro non è che sigma applicata sul vettore N. Che ancora meglio vi fa capire come dipende la tensione associata alla normale N appunto da N stessa. Dipendenza assolutamente lineare, è una matrice applicata sul vettore, dipendenza lineare. Quindi se noi vogliamo conoscere la tensione per una qualsiasi n, quello che dobbiamo sapere conoscere è sigma, cioè tutte le componenti di questa matrice. Quando conosciamo tutte le componenti di questa matrice possiamo calcolare la tensione. Ma quali sono le componenti di questa matrice? Semplice. Le colonne di questa matrice altro non sono che le tensioni associate alla normale 1, alla normale 2 e alla normale 3. Ok?